Lecce fuori dalla Coppa Italia di Serie C. Al Via del Mare i giallorossi sono stati eliminati dal Cosenza dell'ex Braglia con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Okereke e dell'ex Loviso realizzati entrambi nel secondo tempo. Successo meritato per la formazione cosentina più determinata e decisa. Nell'undici di partenza l'allenatore giallorosso presenta Cosenza e Riccardi, coppia centrale difensiva, Ciancio e Legittimo sulle corsie esterne. A centrocampo ai lati di Arrigoni, Megelaitis e Selasi, mentre Costa Ferreira si è posizionato trequartista alle spalle di Caturano e di Piazza. Al quarto minuto il Cosenza in contropiede sfiora il vantaggio, il diagonale di Mungo esce di poco fuori, al 17esimo sinistro di Caturano deviato in angolo. Al 32esimo ancora Caturano servito da Costa Ferreira, calcio di sinistro ma la sua conclusione è deviata. Al 40esimo spunto del cosentino Boniotti, il suo tiro fuori di poco. Dopo l'intervallo la squadra cosentina sembra più determinata. Il Lecce con Di Piazza sfiora il vantaggio, ma al 17esimo la formazione ospite a rompere l'equilibrio con un colpo di testa di Okereke che raccoglie un cross dalla sinistra. 0-1. Al 23esimo la squadra di Braglia raddoppia su calcio di punizione battuto dall'ex Loviso. 0-2. I giochi si complicano per la squadra di Liverani che inserisce Pacilli fuori lista per il campionato. Al 32esimo l'arbitro Perotti di Legnano giudica regolare una spinta ai danni di Di Piazza, pronto a calciare in porta. Per la squadra giallorossa il primo tiro nello specchio è di Mancosu al 44esimo. Finisce 2-0 per i calabresi che accedono alla semifinale di Coppa. Per il tecnico giallorosso Liverani è la prima sconfitta, sia pure in Coppa Italia, da quando guida la squadra leccese. La formazione giallorossa adesso torna a concentrarsi sul campionato. Domenica prossima Liverani potrà contare nuovamente su Cosenza, che ha scontato il turno di squalifica. Dovrebbe essere disponibile anche Lepore, mentre Tabanelli tornerà in gruppo lunedì prossimo. Per Zonev i tempi sono più lunghi, da verificare le condizioni di Mancosu che ha preso una botta. Da verificare le condizioni di Mancosu che ha preso una botta al costato. No, è normale che prima o poi doveva succedere, questo è fuori discussione. Abbiamo fatto una partita, abbiamo messo dentro dei giocatori che avevano bisogno di minutaggio e sicuramente è mancato, credo, quella determinazione, quella cattiveria, quella fame che chiamo io delle volte e si capisce subito dalle seconde palle. Oggi purtroppo le seconde palle arrivavamo sempre tardi, sempre con un attimo di ritardo, le scalate, le palle quelle mezze e mezze arrivavano sempre prima di noi, le leggevano prima, quindi vuol dire che mentalmente sei un po' distaccato da quello che è questo tipo di partita. E quindi credo che il Cosenza abbia meritato di passare il turno e quindi credo che noi dobbiamo velocemente analizzare tra stasera e domani. Parlare con i giocatori di quello che non è andato e perché tra 3 giorni ci aspetta un'altra partita. Quello che ripeto sempre ai miei giocatori, che noi non possiamo esimerci dalla partita con la bava alla bocca, con la cattiveria, che ogni pallone è quello determinante, di supportare, di aiutare il compagno nelle difficoltà, di accorciare la squadra, di ripartire. Noi se facciamo questo siamo una squadra ordinata, equilibrata, che concede poco. Se invece pensiamo che la fase offensiva spetta a 3-4 giocatori, quella difensiva spetta solo a 5-6 giocatori, diventa una squadra spaccata e non abbiamo le qualità per giocare da squadra spaccata. L'obiettivo principale nostro è cercare di piazzarsi bene in campionato. Ultimamente stiamo facendo bene. I ragazzi si divertono, stanno bene insieme, perciò il merito è tutto loro.